quartieri che ovviamente impattano sulla città, è evidente, ma il loro impatto dimostra che questi cantieri stanno lavorando. Lavori in corso, ci vuole del tutto, sono opere complesse, ci vuole del tempo, e nel corso del tempo che è necessario per completare questi lavori, noi siamo comunque costretti a convivere col rischio. Abbiamo visto che lì c'è il problema. Abbiamo investito nelle città metropolitane dove nel 17% della superficie c'era il 65% della popolazione a rischio. Da qua l'importanza della protezione civile. Ringrazio la nazionale e ringrazio la nostra protezione civile, che è l'altro aspetto del discorso di oggi. Lavori in corso per mettere in sicurezza il territorio e capacità nostra come società, come comunità di individui, di convivere con una situazione in cui il pericolo esiste, perché non si possono recuperare in pochi mesi disastri di anni. Stiamo facendo probabilmente la più grande ristrutturazione idraulica di una città che si sia mai fatta in Italia. E soprattutto sono molto orgoglioso che nel tempo riusciremo a porre rimedio a uno dei problemi che questa città ha vissuto in maniera drammatica negli ultimi decenni. Mi fa molto piacere appartenere a una squadra insieme al sindaco, insieme a Grassi, insieme al presidente della regione, che pone rimedio a una cosa che sembrava, un problema che sembrava irrisolvibile. Dà molta soddisfazione. Noi come municipio abbiamo messo a Borgo Incrociati, che è poi il luogo più critico, via Canevari, Borgo Incrociati, perché da lì fuoriesce il bisogno che poi allaga la foce. Abbiamo installato con i risparmi dei gettoni dei consiglieri due pannelli, due semafori, che poi sono quelli che vengono ripresi regolarmente con gli stati di allerta. Lavoriamo molto sull'informatizzazione nella comunicazione ai cittadini e cerchiamo appunto sempre di più, anche grazie alla digitalizzazione e alla comunicazione, di aumentare comunque il concetto dell'autoprotezione.